Salve a tutti ragazzi e bentornati sempre sul canale Fede Company. Siamo di nuovo qua con un altro video. Sì, questo video è un po' diverso dagli altri perché una recensione è fatta un po', insomma, più fierezza, diciamo. E partiamo subito con Mad Max e la recensione su Mad Max. Mad Max è un gioco che è, insomma, molto carino. Mi è piaciuto tanto. Diciamo che sono praticamente alla fine, l'ho quasi finito, se non finito, perché mancheranno due o tre missioni. Sì, diciamo che siamo Max, questo tipo un po' così rozzo, che poi diventerà appunto un eroe per variate cose, ma diciamo che lui vaga per queste terre selvagge in cerca di cibo, schifezze varie, come appunto cacca di cane, insomma cacca di cane no, però schifezze del cane, come potete vedere, mangia schifezze per recuperare la vita. Diciamo che ci sono molte insidie nel deserto, perché è ambientato appunto nel deserto, come potete vedere, e deve distruggere appunto queste insegne di Scrotus, distruggere accampamenti, andare alle ricerche di acqua per sopravvivere e altre cagate varie, insomma, che si vedono nel gioco. L'unica cosa è che appunto sono ogni volta bisogna prendere i pezzi per recuperarli per la macchina, quindi questa è praticamente fondamentalmente la missione principale del gioco, andare a distruggere accampamenti, a picchiare la gente che è tutta pelata, chiaramente, perché tu sei l'unico che non è pelato, come potete vedere nel gioco sei proprio l'unico che non è pelato. E diciamo che il combatto tecnico è molto figo, i combattimenti sono veramente molto spettacolari, appunto, come potete vedere. E sì, diciamo che poi c'è anche la Fury Mode, che è appunto questa modalità che dà i cazzottoni forti senza tenere premuto il tasto per picchiare, perché sì, quando tiri i cazzottoni forti devi tirare premuto il tasto. Invece, quando sei nella Fury Mode, picchi tutti quanti praticamente come se fossi Gesù Cristo, cioè veramente delle robe dropkick, poi si vedono appunto cose del genere, insomma, un po' alla WrestleMania. Ed è molto figo questa cosa qua. Peccato che il gioco è molto lento, nel senso devi andartene a cercare tu le cose. Diciamo che girare appunto in una mappa molto grande potrebbe risultare abbastanza palloso, perché appunto tutto si concentra sul fatto che tu prendi e vai in giro. Vai in giro e dopo un po' razzi tutti i posti, insomma. Invece comunque diciamo che la macchina diciamo che è molto figa, diciamo che appunto è figo andare in giro con la macchina, però anche lì ci sono comunque le insidie dei terribili pelatazzi, perché insomma ci seguiranno comunque al sempre, quindi insomma. Invece poi quando appunto sei negli accampamenti ci sono questi qua che ti picchiano, come potete vedere, e poi vengono buffati con una linea rossa che sarebbe la linea del male, diciamo. Che praticamente c'è un tipo che insomma comincia a tamburellare e rompere le balle, e quindi insomma niente, li balli, li buffa, diventano più forti, vita più forte, eccetera eccetera. Ma non è quello il problema è che c'è poco niente nel deserto e tu sei sempre alla ricerca appunto di cose nuove, insomma di pezzi per recuperarli, prendere, aumentare la forza della macchina, eccetera, eccetera. La cosa figa è che appunto i nemici possono essere anche corazzati con degli scudi e quello potrebbe complicare appunto le cose. Come gameplay, quando si picchia la gente è veramente figo. Non è addirittura più figo picchiare la gente che appunto non andare in giro con la macchina, che ogni volta arrivano questi quattro cretini a rompere le balle, cioè perché loro ti inseguiranno fino alla morte. È anche bella questa cosa da un lato, ma dall'altro lato veramente palloso, perché appunto con la morte e continueranno a rompere le balle. Se non sono in due, sono in tre, sono in quattro, sono in cinque, possono anche essere soltanto uno, però il problema è che se uno appunto vuole andare a distruggere appunto le torri di controllo, che quando poi le distruggi danno dei pezzi e ti diminuiscono la fluidità di questi nemici, il problema è che ci saranno sempre, anche quando la fluidità dei nemici è a zero in quella zona, a determinato punto, quindi della mappa. Quindi questo è anche un piccolo buggino, insomma, problemino che dovrebbe essere, insomma, risolto nei prossimi Mad Max. Altro punto a favore è che appunto la costumizzazione della macchina è molto figa. Ma se non bastassero tutti questi nemici, si mette anche il tempo. Sì, appunto perché c'è questo mega, diciamo, tornado di sabbia che vi invaderà e vi romperà le palle, perché diciamo che penso, insomma, non è proprio il massimo, perché appunto vi porta tutto addosso, e insomma i detriti che vi vengono portati addosso
mi faranno perdere la vita, non si vedrà più assolutamente una minchia, ma anche loro non vedranno tempo, come Metal Gear Solid, però insomma questo l'hanno scherzato bene, però insomma si vedrà, si vede che appunto va di moda questa cosa qua di prendere e mettere delle cose un po' così, e quindi boh, insomma, di mettere appunto questo cacchio di cose del deserto e rompere le balle. Adesso qua ci sono i boss insomma sono tutti più o meno simili, e questo è un gran problema perché insomma spezza un po' il gameplay, diciamo, e spezza il gameplay perché essendo tutti uguali veramente un pochettino bruttina come cosa lo è. Io insomma ne parlo da uno che comunque sì, appunto, io il gioco l'ho giocato parecchio e quindi devo dire che dopo un po' vedere sempre gli stessi boss rompe proprio le palle, cioè sinceramente, come cacchio è che ogni boss è uguale, stesso moveset, stesse armature, stesso movimento con il coso, bisogna fare sempre la stessa rotolina quando ti attacca e prendere il coltellino e ficcargli dietro la schiena. Questo è veramente una rottura di cazzo, cioè ve lo dico da giocatore di Dark Souls, non vedrete mai su Dark Souls lo stesso boss in ogni cazzo di zona, e almeno quello prendete e cambiatene qualcuno. La stessa cosa per le fortezze, troppe fortezze, mettetene tre, no? Ne hanno messe 5, 6, adesso non mi ricordo bene, ma ne hanno messe troppe di fortezze da potenziare. Mettevi una all'inizio, una in mezzo alla mappa e una alla fine della mappa ed eri a posto, anche perché con il fast travel tu prendi, vai nell'unica fortezza che hai costruito al massimo, potenziata al massimo, e ti recuperi tutto, ti recuperi l'acqua, ti recuperi la benzina per la macchina, perché bisogna mettere anche la benzina nella macchina ed è una cosa molto figa, però per carità di Dio, ampliatela sta cosa, non solo mettete l'acqua, mettete, cioè tutte queste cose qui sono fighe, ma ampliatele un po' di più, cioè non fate andare in giro quello che gioca tutto il tempo del videogioco per poi avere che cosa? Sempre le solite cagate, vai, distruggi, ammazzi, prendi rottami e te ne vai via, poi prendi le varie cose per potenziare la fortezza che ti dà appunto tutti i coltelli, ti dà tutti i proiettili, la penente, insomma ti rifornisci di tutto, è figa come cosa, ma mettine di meno di fortezza, perché spezzi il gioco del gameplay. Il gameplay è un gioco, cioè questo gioco è molto frenetico, ma se tu fai così andando avanti, dopo un po' il giocatore medio si rompe le palle a giocarlo. Io l'ho giocato tutto perché mi piaceva come tipo di gameplay, dai cazzottoni, fighissimo, le macchine figo, insomma, però le corse ne ho fatte due, tre in realtà, perché ce ne sono due obbligatori, quindi ragazzi, come potete vedere, io l'ho giocato tutto il gioco, guardate i potenziamenti che ho preso, ce li ho tutti praticamente i potenziamenti di max, anche, cioè sono tutti anche fighi esteticamente, poi non so quanto possono servire perché non lo so, ma ragazzi vi posso assicurare che è veramente figa questa cosa, cioè ci sono tantissimi potenziamenti anche della macchina, guardate che figa la macchina che è venuta, cioè figa è un parolone, poi chiaramente devo ancora sbloccare tutti i cosi perché non avevo abbastanza pezzi, guardate che figa che diventa, insomma dai primi video insomma si vede che è cambiata parecchio l'estetica della macchina, però insomma i potenziamenti ci siamo, però insomma metti tanti potenziamenti, metti anche tante cose da fare che non siano missioni secondarie, cioè la storia, anche la storia non esiste ragazzi, parliamoci chiaro, la storia è banalissima, è una cosa proprio scandalosa, la storia, che cazzo di storia è? Sei Mad Max, devi spaccare tutto perché devi diventare, insomma, te lo presentano come se fosse uno che è fuori dalle regole, poi alla fine si capisce che, sì, insomma, non voglio spoilerare tutto, ma insomma, cioè, diventa anche lui un eroe, insomma, quindi un eroe di guerra in realtà, che ci sta come cosa, però come storia mi sembra un po' troppo banale, ragazzi, un po' troppo banale. Bene ragazzi, la recensione è finita, che dire, io questo gioco gli do 7,5, perché insomma, a me è piaciuto, però insomma manca tanta cosa, il salto, minchia il salto era odioso in questo gioco ragazzi, era odioso, il level designer faceva abbastanza pettare, io lo salvo in corner perché non mi ha preso la storia, ma mi ha preso il gioco di per sé come gameplay, perché sennò non avrei mai finito questo gioco, cioè giochi, questo poteva diventare un The Witcher 3 2.0 per me, quindi voglio dire, io invece l'ho visto in un'altra maniera perché insomma come gameplay mi piaceva di più perché appunto riprende Batman Carnite, quindi 7,5 ragazzi. E noi ci becchiamo alla prossima, spero vi sia piaciuta comunque questa recensione che è un pelino diversa dalle altre, un po' più sofisticata, un po' più, secondo me, un modo di vedere più carina. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa recensione in questa maniera, noi ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti.